Non mi riconoscevo più nelle scelte del partito a livello nazionale. Con queste parole il consigliere comunale paganese Pasquale Sorrentino giustifica la sua decisione di lasciare Fratelli d'Italia. Il consigliere si è dichiarato indipendente e ha chiarito che resterà all'opposizione e che non aderirà a Forza Italia, come pure si diceva nelle ultime ore. Ho fatto una mia esperienza politica, credo che servirà molto per la crescita politica che ogni consigliere comunale debba fare. Faccio una scelta perché probabilmente non ho condiviso proprio talune scelte fatte da Fratelli d'Italia a livello nazionale. Non condivido un cammino con la Lega Nord, non condivido un'opposizione dura ad un governo che oggi è da definire un governo d'emergenza, non condivido il non voto al Presidente della Repubblica. In realtà ho capito una cosa probabilmente, ho capito che la mia politica deve essere la politica quella del territorio. A me interessa risolvere i problemi dei loculi cimiteriali o della variante Fatme o di quelli che possono essere quelli dei miei cittadini. Quindi credo di ritornare ad essere un civico perché mi voglio interessare esclusivamente della mia città. Il clima invece in questo gruppo di Fratelli d'Italia com'era? Perché probabilmente qualche conflitto interno pure c'è stato. No, in realtà conflitti interni in Fratelli d'Italia a livello locale non ce ne sono mai stati. Forse l'unica vera preoccupazione era perché non si era costituito un partito su Pagani dove potevamo avere un coordinatore che ci potesse appunto coordinare e dare una mano in più. Però tra noi consiglieri comunali il rapporto è sempre stato ottimo. Ora qualcun altro si dice potrebbe andare via, c'è una possibilità che il gruppo possa sfaldarsi? No, cioè, ho sentito dire di imminenti dimissioni di D'Onofrio o di qualche altro consigliere comunale, però comunque io credo che alla fine la cosa importante è quella di mantenere le proprie posizioni, cioè un'opposizione di quella come l'abbiamo fatta fino ad oggi, un'opposizione che ci ha visto probabilmente votare più atti di qualche altro consigliere di maggioranza, che però condividevamo perché erano atti per la città, quindi credo che rimanere all'opposizione sarà importante per questo paese. Qualcuno invece diceva Sorrentino si sta avvicinando alla maggioranza, forse passerà in Forza Italia, quindi un gruppo che è nella coalizione di Bottone, è così? No, devo dire la verità, se dovessi lasciare, lascio il partito Fratelli d'Italia, non per un altro partito, quindi non ci sono le condizioni per trasferirmi nel partito di Berlusconi, anche perché se vogliamo parlare di problemi a livello nazionale, Berlusconi poi ne avrebbe proprio tantissimi, quindi per quello che mi riguarda, se proprio dovevo restare un partito, sarei restato in Fratelli d'Italia. Veniamo alle questioni paganesi. Costituita questa società, forse già dal 1° di marzo dovrebbe essere operativa. Ancora qualche questione da risolvere sul fronte delle assunzioni e quindi su quello occupazionale. Qual è anzitutto un giudizio sulla scelta dell'amministratore e sull'iter che si sta seguendo? Il discorso reale è che un po' ci ha dato fastidio il fatto di averci, tra virgolette, costretti a votare un atto in tempi brevissimi. Eravamo a dicembre, quindi neanche l'opportunità o la possibilità di poter vedere gli atti. Lo abbiamo votato, votammo davvero una cambiale in bianco e adesso siamo ad oggi, ancora non arriva questa partenza di questa società. Sono passati 3 mesi, è un'amministrazione lenta che ha bisogno veramente di una spinta. Poi il problema reale è quello dei dipendenti, quello che più ci attanaglia, ma non dimentichiamo che ci sono tanti altri problemi come quello dei servizi che ad oggi Pagani è totalmente priva, quindi chiediamo a questa amministrazione di fare presto. Probabilmente è così lenta da definirla un'amministrazione bradipa.